Nell'ultimo video abbiamo visto come includere delle estensioni nel nostro progetto, nella nostra avventura testuale, estensioni che possono contenere codice scritto da altri autori. Ora però è il momento di tornare a scrivere il nostro codice e la prima cosa che ci conviene fare è aggiungere delle descrizioni alle stanze e agli oggetti. Per esempio, abbiamo detto che la cucina è una stanza e allora potremmo anche descrivere la cucina scrivendo per esempio stai osservando una bella cucina in stile provenzale. E questa descrizione verrà mostrata quando all'inizio del gioco verrà descritto l'ambiente in cui ci troviamo. E si può quindi compilare e vedere il risultato. Ma visto che ci siamo, aggiungiamo delle descrizioni anche agli oggetti. Per esempio, riguardo alla scatola potremmo dire: una bella scatola finemente decorata. E proviamo a eseguire questa parte. Abbiamo aggiunto delle descrizioni e così potremo descrivere la palla, il salotto e così via. Le descrizioni vediamo in quale contesto vengono mostrate. Ecco, la compilazione sembra andata a buon fine. Ecco, cucina. Stai osservando una bella cucina in stile provenzale. E poi è possibile leggere una bella scatola finemente decorata. Potremmo aggiungere, vedi anche una bella scatola finemente decorata. E verrebbe scritto tutto nella descrizione. E poi il resto degli oggetti che non è stato descritto viene elencato automaticamente. Qui puoi anche vedere una palla e un attaccapanni su cui vedi un cappotto. Se noi avessimo descritto anche la palla è un normalissimo super tele e quello che si otterrebbe è chiaramente una descrizione ancora più completa dell'ambiente che ci circonda. Ecco, queste descrizioni fanno parte della descrizione della stanza, ma si potrebbe anche vediamo prima di tutto cosa ci dice. Ecco, stai osservando una bella cucina, vedi anche una bella scatola, la palla è un normalissimo e qui puoi vedere un attaccapanni su cui vedi un cappotto. Se esaminassimo la palla, non trovi nulla di particolare nella palla, viene detto, perché la descrizione che abbiamo aggiunto è la descrizione iniziale, quella che fa parte della stanza. Potremmo aggiungere the description is prendendo la palla ti sembra familiare che sia di tuo nipote. E vediamo che succede in questo caso. Quindi la palla è un normalissimo supertele, farà parte dell'iniziale descrizione, quella che compare nella stanza, ma noi abbiamo aggiunto una ulteriore descrizione, quella che viene mostrata quando gli oggetti vengono esaminati e che, quando non è definita, riporta un messaggio standard. Se ora esaminiamo la palla, vediamo la descrizione che abbiamo appena inserito e quindi il mondo della nostra
avventura sta cominciando a prendere forma e le descrizioni di stanze e oggetti diventano vive, diventano narrative. Ma torniamo alla documentazione per vedere che cos'altro si può dire riguardo a questi argomenti. Ecco, le descrizioni le abbiamo viste più o meno, così brevemente. Ecco, e poi bisogna specificare ancora come si costruisce la mappa di gioco. In pratica è molto semplice, si specificano alcune entità come stanze, la cucina in questo caso, il salotto, e quando si definiscono queste stanze si può specificare anche la loro posizione relativa. Per esempio, qui c'è scritto che il salotto è a nord della cucina e così via. È possibile anche creare delle vie a senso unico, cioè si potrebbe dire che un oggetto è a ovest di un altro, ma quell'altro oggetto potrebbe non essere a ovest del primo, non si potrebbe tornare indietro, diciamo così. Però queste sono cose un po' particolari che possono essere utili in contesti più, diciamo, avanzati. Poi ci sono le regioni sono utili, anche qui è più un argomento avanzato, ma si potrebbe ad esempio specificare che la casa, de casa, is a region, è una regione. E poi specificare che la cucina e il salotto sono are in de casa. La cucina e il salotto sono nella casa. Questo consente di scrivere regole più complesse che possono valere per tutte le stanze che sono in una determinata regione. Diciamo che all'inizio questo non è utilissimo. Ecco, poi possiamo parlare dei generi. Ecco, tutti questi oggetti che abbiamo creato appartengono a un genere. Per esempio, la casa è una regione, la cucina e il salotto sono stanze, c'è un tavolo nel salotto più sotto che è un supporto, supporter. La scatola era un contenitore. Gli oggetti senza caratteristiche specifiche come contenitori e supporti vengono dette cose, thing. E poi ci sono le direzioni e così via. Ecco, tutti questi generi hanno delle caratteristiche particolari e è bene conoscerne appunto queste caratteristiche. Per esempio, si potrebbe prendere la scatola, dire che è un contenitore e specificare che la scatola, de scatola, è openable closed container. Perciò si può cancellare il fatto che è un contenitore. Ecco, abbiamo specificato che la scatola è un contenitore chiuso che si può aprire. Non basta specificare che è chiuso perché se non diciamo che si può aprire, sarà chiuso e non si potrà aprire, evidentemente. Quindi bisogna specificare le proprietà in modo particolare e quindi bisogna leggere bene la documentazione per sapere quali proprietà si possono specificare. Esaminiamo la scatola. Non trovi nulla di particolare nella scatola. Metti la palla nella scatola. Non puoi mettere la palla nella scatola perché è chiusa. Apri la scatola. Hai aperto la scatola. Ora ripetiamo. Hai messo la palla nella scatola. E ora guardiamo l'ambiente. Vedi anche una bella scatola finemente decorata. Prendiamo la scatola e esaminiamo l'inventario. In mano hai una scatola e dentro la scatola vedi un cappello e una palla. Il cappello, se vi ricordate,
abbiamo fatto in modo che appena viene presa la scatola, il cappello che indossiamo cade dentro. Ora, dentro la scatola noi vediamo il cappello e la scatola, ma se chiudiamo la scatola, chiudi scatola, ed esaminiamo l'inventario, leggiamo che in mano hai una scatola. E questa scatola, c'è sempre il problema dei due punti che non ho ancora sistemato qui in termine, ma non è. E la scatola, dato che è chiusa, non ci fa vedere quello che c'è dentro. Però la scatola potrebbe essere fatta di vetro. Vedi anche una bella scatola finemente decorata in vetro di Murano, magari in maiuscolo. Ecco, abbiamo specificato in vetro di Murano, ma il sistema non lo sa che il vetro è trasparente, e allora dovremmo scrivere che la scatola si può aprire, è chiusa e trasparente. Transparent. Questo è il comando. Ecco, premendo il tasto replay ripeteremo tutti i comandi che abbiamo scritto nella sessione precedente e vediamo che cosa cambia aggiungendo questa proprietà, una proprietà che renderà trasparente la scatola e ci permetterà di vedere ciò che contiene anche se questa è chiusa. Attendiamo la solita compilazione. Ecco, ora vengono rieseguiti i comandi precedenti e chiudi la scatola e dice in mano hai una scatola. Esamina la scatola. Ecco, vedete che pur essendo la scatola chiusa, la descrizione dice che dentro la scatola vediamo un cappello e una palla. Se proviamo a prendere la palla, la scatola non è aperta, viene detto, quindi non possiamo prendere la palla perché non è aperta, e quindi apri la scatola. Hai aperto la scatola, l'inventario dice hai in mano una scatola, prendiamo la palla. Hai preso la palla, esaminiamo l'inventario, in mano hai una palla e una scatola, dentro la scatola vedi un cappello. Chiudi scatola. Di nuovo esaminiamo l'inventario, in mano hai una palla e una scatola. Ecco, stranamente dovrebbe dire qualcosa, si vede che è il written inventory che è particolare e non specifica i contenuti degli oggetti chiusi. Però se esaminiamo come prima, ecco, dentro la scatola vedi un cappello. Ovviamente si possono aggiungere altre proprietà di questi oggetti chiusi. Potremmo dire che la scatola è chiusa a chiave, locked, la chiave rossa, vediamo se funziona così, unlocks de scatola, de chiave rossa is feminine gender, de chiave rossa is on de tavolo. Vediamo se funziona, se no correggiamo le espressioni, potrebbero non essere del tutto corrette andando così a memoria. Per ora è andato bene, sta ancora elaborando. Ecco, ha funzionato. Ecco, dentro la scatola vedi un cappello. Allora, vediamo un po', esaminiamo la scatola. Dentro la scatola vedi un cappello, apri la scatola. Ecco, la scatola sembra bloccata, le azioni che abbiamo eseguito prima non hanno funzionato. Stranamente però, non stranamente, dentro la scatola è finito il cappello, pur essendo questa chiusa. Vediamo. Ecco, prendi la scatola. Appena ti sei piegato, il cappello è caduto nella scatola e noi abbiamo preso la scatola, ma la scatola era chiusa.
chiudi la scatola, vedete, la scatola è già chiusa. Quindi è successo qualcosa di strano. La scatola era chiusa, ma noi raccogliendola, c'è caduto il cappello e il cappello è finito nella scatola. Ora, che cosa dovevamo scrivere? Non era una cosa prevista il fatto che la scatola fosse chiusa originariamente. Infatti, in un video precedente avevamo costruito questa regola: before taking the scatola, se il giocatore indossa il cappello, ora il cappello è nella scatola. Ecco, questa regola ovviamente, ora che la scatola diventa anche una scatola che si può chiudere, bisogna specificare che se il giocatore indossa il cappello e la scatola è aperta, and the scatola is open, now the cappello is in the scatola, quindi il cappello ci può cadere dentro. Invece, se la scatola fosse chiusa, bisognerebbe aggiungere qui sotto, può ancora cadere il cappello, ma rimbalzerà sul pavimento. Perciò questa regola andrebbe rivista, altrimenti succede una cosa magica come quella di far cadere il cappello su una scatola chiusa e questo cappello riesce a entrare dentro. Però andiamo a vedere come si può aprire questa scatola. Ora la chiave l'abbiamo messa sul tavolo, quindi non si trova in cucina perché il tavolo è nel salotto, perciò dobbiamo andare a nord. Qui puoi vedere un tavolo su cui vedi una chiave rossa. Allora apri la scatola. Ora se apriamo la scatola, avevamo detto, la scatola sembra bloccata. Quindi apri, la scatola non funziona, apri la scatola con la chiave. Apri la scatola con la chiave, prima prendi la chiave e ora hai sbloccato la scatola, che comunque è chiusa ancora, non ha chiave ma è chiusa. Infatti, se proviamo, prendi il cappello, la scatola non è aperta. Ora però scrivendo apri la scatola, hai aperto la scatola. Quindi prima abbiamo dovuto sbloccare la scatola con la chiave rossa, che avevamo specificato essere una chiave che apriva la scatola. E ora l'abbiamo aperta e possiamo prendere il cappello. Hai preso il cappello e lo possiamo addirittura indossare. Osserviamo l'inventario. In mano hai una chiave rossa, una scatola e una palla. Inoltre indossi un cappello. E allora mettiamo la palla nella scatola. Chiudi la scatola con la chiave. Prima devi chiudere la scatola, quindi prima dobbiamo chiudere la scatola normalmente, chiudere lo sportello, diciamo così, e poi chiuderlo con la chiave. E a questo punto nel nostro inventario avremo in mano una chiave rossa e una scatola e indossiamo un cappello. Dentro la scatola c'è la palla, ma non possiamo prenderla. La scatola non è aperta e non possiamo aprire la scatola che sembra bloccata se non prima utilizzando la chiave rossa. Ecco, questo è un esempio di tutte le varie proprietà che si possono specificare per i vari oggetti. È chiaro che ogni oggetto avrà le sue particolari proprietà e leggendo la documentazione se ne può trovare un elenco. E queste proprietà dipendono dal genere perché effettivamente un contenitore può essere chiuso, ma non può essere un oggetto normale chiuso, a meno che non sia un contenitore. I tavoli che sono dei supporti, normalmente non si possono trasportare, ma si può definire un tavolo come portable e quindi si può portare via. Proviamo ad esempio ad aggiungere questa proprietà. The table is Portable Supporter. Adesso prima verifichiamo, tornando sul gioco, ecco Story, prendi il tavolo. Il tavolo è fissato al proprio posto. Allora definiamo il tavolo, eccolo qui, è Portable Supporter. E eseguiamo la compilazione.
Facciamo ancora questa ultima cosa e poi vi rimando a un altro video in cui scopriremo tante altre cose interessanti sul mondo di Inform 7 e sul suo modello di supporti e contenitori e così via, che sono già definiti nella logica del gioco. Ecco, andiamo a prendiamo ad esempio la palla, andiamo a nord, mettiamo la palla sul tavolo e adesso proviamo a prendere il tavolo. Hai preso il tavolo? Se guardiamo nell'inventario, in mano hai un tavolo, inoltre indossi un cappello, sopra il tavolo vedi una palla e una chiave rossa. Andiamo a sud, lasciamo il tavolo che abbiamo portato con noi dal salotto e ora indossiamo solo il cappello e se guardiamo l'ambiente, puoi vedere un tavolo su cui vedi una palla e una chiave rossa e un attaccapanni su cui vedi un cappotto. E così abbiamo effettuato questo piccolo trasloco portando il tavolo dal salotto alla cucina. Bene, direi che per questo video ne abbiamo dette abbastanza. Vi ringrazio per l'attenzione e vi rimando a un prossimo video dove approfondiremo altre cose interessanti su Inform 7. Grazie ancora per l'attenzione.